Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, siamo felici di tornare nuovamente con voi in un video altamente improvvisato. Gloria a Dio. Abbiamo iniziato nella giornata di ieri l'intro al libro di Daniele. Siccome ci troviamo alla fine dei tempi, è bene conoscere molto bene, anche se in modo generale, il libro di Daniele. La conoscenza del libro di Daniele ci permetterà di comprendere molto meglio il libro dell'Apocalisse, viceversa. Di questo ne abbiamo parlato nel precedente video. Ricordiamo che questa è la seconda parte, sempre dell'intro. Con questa andiamo a terminare, diciamo, l'intro al profeta Daniele. Quindi ci siamo resi conto che è necessario approfondire anche il capitolo 1 di Daniele, che ce l'ho qui davanti, ecco qui la mia Bibbia, e non ho nulla di preparato, tranne che la parola di Dio che ho davanti, e poi stavo un attimo consultando il testo originale in questo momento. Volevo vedere un attimino un termine usato nel originale. Ha Yeladim. Ha è l'articolo. E quindi di questo ne parleremo tra un pochino, ma bando alle ciarle e vogliamo cominciare subito. Vi porto a navigare insieme a noi, abbiate pazienza. Allora, abbiate pazienza. Allora, come facciamo sempre d'altronde. Ecco, ok, da questo momento siete collegati col nostro desktop, quindi quello che vediamo noi vedete pure voi. Benissimo, vogliamo cominciare, vogliamo aprire la parola di Dio che l'abbiamo appena aperta nel libro di Daniele. Ok, io ho messo questo qui per voi, ma io vorrei usare il cartaceo perché poi voglio fare dei passaggi. Siccome non ho nulla di preparato, allora quando lavoro col cartaceo mio, con la mia parola di Dio, mi trovo veramente molto bene. Allora, vogliamo cominciare col capitolo 1. Tutto quello che leggeremo, diremo e faremo, lo leggeremo, lo diremo e lo faremo sempre nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Allora, leggiamo. Nell'anno terzo del regno di Gioiachim, re di Giuda, Nebuchadnezzar o Nabucodonosor, dipende se lo volete dire in aramaico. Re di Babilonia venne contro a Gerusalemme e l'assediò. Il Signore diede in man sua Gioiachin, re di Giuda, e una parte degli arredi della casa di Dio. Una parte degli arredi della casa di Dio. Ed egli li condusse nel paese di Sinear, nella casa dei suoi dì, portò quegli arredi nella casa del tesoro dei suoi dì. E fino qui leggiamo, gloria a Dio. Allora, se insomma per seguirci dovete aver visto il video precedente, se non avete visto il video precedente, certamente non riuscirete a seguirci al 100%. E quindi a questo punto non dipenderà da noi, ci dispiace, insomma, sarebbe opportuno che vediate prima il precedente, insomma. Però fate un po' come pensate sia meglio per voi. Noi più che darvi il consiglio non possiamo fare. Allora, nella, diciamo, scorsa puntata noi abbiamo spiegato un paio di cose. Che il primo assedio si è concretizzato nel 606, mentre invece l'assedio, quello definitivo che culminerà, diciamo, col primo tempio salomonico, si concretizzò nel 586. Ora, in questa parte che ci troviamo, ora, in questo momento, in Daniele 1, ci troviamo nella prima parte, quindi dell'assedio, ovvero il 606. Questo lo apprendiamo perché è scritto che Nabucodonosor o Nebuchadnezzar, tramite appunto il suo generale Nebuzaradan, di questo ne abbiamo già parlato, ok, entrò nella casa del Signore, che anticamente la casa del Signore era il Tempio. Oggigiorno è sempre il Tempio, ma
il nostro cuore diventa il tempio. E quindi in quel tempo portò gli arredi della casa del tesoro dei suoi dii. Quindi, chiedo scusa, re di Giuda e allora il Signore diede in mano sua Gioiachin, re di Giuda, e una parte degli arredi della casa di Dio. Quindi noi vediamo che qui, in questa parte, Daniele non ci sta raccontando la distruzione del Tempio, qui in questa parte, perché appunto leggiamo che prese una parte degli arredi della casa di Dio. Quindi non ci troviamo nel 586, bensì ci troviamo nel 606 avanti Cristo. E infatti questa parte poi noi la ritroviamo, dovrebbe essere seconda re, capitolo 24, vado a controllare nella mia Bibbia, perché quando non ho nulla di preparato io mi muovo con la mia Bibbia. Allora, se io vado in Seconda Re, capitolo 24, si dovrebbe concretizzare quello che vi ho appena illustrato. Vediamo se è così. Gloria a Dio. Se non fosse così, lo dovrò andare a cercare. Se è questo. Quindi noi troviamo questa parte qua, la troviamo in Seconda Re, ecco qui che la Bibbia è un solo libro, Seconda Re capitolo 24. Quindi Seconda Re capitolo 24 ci racconta questa storia qua. Ecco qui che se tu togli un solo libro della parola di Dio, una sola parola, crolla tutto. Ecco perché i nemici della parola di Dio stanno facendo del tutto per dividere l'Antico Testamento dal Nuovo Testamento, gloria a Dio. Perché se tu togli l'Antico Testamento, in automatico crolla il Nuovo, ma loro lo dicono apertamente questo. Allora, vogliamo farlo un pochino più grande. Allora, ancora di più? Sì, anche questo. Ok, no. Allora, ai di esso, Nabucodonosor, re di Babilonia, salì, e Gioiachin gli fu soggetto, vedete, lo spazio di 3 anni. Poi si rivoltò e si ribellò a lui. Il Signore mandò contro di lui delle schiere dei Caldei, quindi Babilonia. I Caldei sono i babilonesi. Delle schiere dei Moabiti, delle schiere... Il Signore mandò a lui delle schiere dei Caldei, e anche delle schiere dei Siri, e delle schiere dei Moabiti, e delle schiere dei Ammoniti, che fecero delle correrie. Ed egli le mandò contro Giuda, per guastarlo, secondo la parola del Signore che egli aveva pronunziata per i profeti, suoi servitori. Certo, questo avvenne a Giuda, secondo la parola del Signore, per torlo via dal suo cospetto per cagione dei peccati di Manasse, secondo tutto ciò che egli aveva fatto ed anche per il sangue innocente che egli aveva sparso, avendo empita Gerusalemme di sangue innocente. Onde il Signore non volle dare alcun perdono, dopo averli avvertiti per addirittura secoli, quindi non volle dare alcun perdono. Ora, quant'è al rimanente dei fatti di Gioiachin e tutto quello che egli fece, queste cose non sono esse scritte nel libro delle cronache dei re di Giuda? Ok, è un linguaggio, diciamo, arcaico che faceva parte del popolo ebraico, quello di parlare in questo modo. E Gioiachin giacque coi suoi padri, e Gioiachin, suo figliuolo, regnò in luogo suo. Ora, il re di Egitto non continuò più di uscire del suo paese, perciò che il re di Babilonia aveva preso tutto quello che era stato del re di Egitto, dal fiume di Egitto fino al fiume Eufrate. Ok, e qui c'è tutta quanta la storia, fino ad arrivare al verso 10. In quel tempo i servitori del re di Babilonia salirono contro a Gerusalemme, e l'assedio fu posto alla città, e Nabucodonosor, re di Babilonia, venne in persona contro alla città. Allora, qui notiamo che l'anticristo di turno, che è Nebuchadnezzar, andò in persona
davanti la città. E sì, cari miei, perché Satana, quando c'è qualcosa di grosso, va in persona, non ci manda gli altri. Questo qui ha un significato non solo materiale, storico, già concretizzato, ma questo vale ancora oggi. Noi sappiamo che Satana si trova su, nel secondo cielo, perché questo è il primo cielo e poi c'è il secondo cielo. Questo ce lo dice il Nuovo Testamento, che noi non guerreggiamo contro carne e sangue, ma contro i principati e le podestà che stanno nell'aria, cioè che stanno nel secondo cielo e anche nell'aria intorno a noi. Gloria a Dio. Ma il trono di Satana si trova nel secondo cielo e infatti, vabbè, c'è tutta la storia perché si guerreggiano con gli angeli non caduti, che sono gli angeli di Dio, e addirittura cercano di fermare gli angeli di Dio, gli angeli caduti. Di questo ne parleremo poi nelle prossime puntate, perché queste rivelazioni le troviamo ben descritte, soprattutto nel libro di Daniele. A tal proposito abbiamo fatto uno scritto che si trova nel nostro sito, appunto ce ne sono due di scritti, uno parla sul rapimento della Chiesa nella storia, l'altro parla appunto anche di questi argomenti, se siete interessati. E quindi noi vediamo che quando Satana gli preme qualche cosa va in persona per verificare che questa cosa possa cadere nelle sue mani. Nello specifico, a lui interessa tutto ciò che è di Dio. E quindi noi vediamo che er Satanasso de turno, cioè l'anticristo de turno, Nebuchadnezzar, re di Babilonia, venne in persona contro alla città, minché una città di sangue era diventata. Pensate, la città di Dio, abbiamo letto qua sopra, era diventata una città di sangue, mentre i suoi servitori l'assediavano. E Gioiachin, re di Giuda, uscì al re di Babilonia con sua madre, i suoi servi, i suoi capitani, i suoi principi, i suoi eunuchi, e il re di Babilonia lo fece prigioniero l'anno ottavo del suo regno. Trasse di Gerusalemme tutti i tesori della casa del Signore e i tesori della casa del re, e spezzò tutti i vasellamenti d'oro che Salomone, re di Israele, aveva fatti nel Tempio del Signore, come il Signore ne aveva parlato, e menò in cattività tutta Gerusalemme, tutti i principi, tutti gli uomini di valore. Quindi furono menati tutti i principi, tutti gli uomini di valore, in numero di 10.000, insieme con tutti i legnaiuoli e ferraiuoli, non vi rimase se non che un popolo povero del paese. Quindi praticamente gli tolse il governo, gli tolse tutti i principi, gli tolse tutti gli intellettuali, tutti gli intendenti, tutti coloro che avevano il comando del popolo e potevano guidarlo in sicurezza, tutti gli uomini di valore, gli tolse anche l'esercito, e poi alla fine gli tolse i legnaiuoli affinché nessuno potesse costruire, e infine troviamo che praticamente gli tolgono anche i ferraiuoli, quindi non possono più costruire le città. Qui, in questo punto qui, come abbiamo detto nella volta scorsa, si trova il profeta Daniele. Molto probabilmente, non possiamo asserire nero su bianco è così, è diciamo una possibilità, perché Daniele era di, come vedremo adesso nel capitolo 1, di sangue regale, e quindi noi notiamo che coloro che erano di sangue regale verranno diciamo portati in Babilonia qui nel capitolo 24, mentre invece nel capitolo successivo, il capitolo 25, ci troviamo ben più di circa 20 anni dopo, nel 586, quando appunto il Tempio sarà distrutto, e lì non parla che i principi furono presi, perché già erano stati presi. E infatti ce lo dirà adesso che andremo a leggere il libro di Daniele, il capitolo 1. In maniera tale, diciamo tutto questo, che possiamo iniziare a capire dove ci troviamo, in che contesto ci troviamo. Quindi, quando qui abbiamo letto che Daniele ci scrive
che nell'anno terzo di Gioiachin, re di Giuda, Nabucodonosor, re di Babilonia, eccetera, eccetera, ok, prese una parte degli arredi della casa di Dio, ci troviamo esattamente qui, in Seconda Re, capitolo 24, l'anno è il 606 a.C. Quindi qui, nel capitolo 1, non sta parlando del 586. E proseguiamo la lettura. Ed egli li condusse nel paese di Sinear, nella casa dei suoi dì, portò quegli arredi nella casa del tesoro dei suoi dì. E il re disse ad Aspenaz, capo dei suoi eunuchi, che d'infra i figlioli di Israele che erano stati deportati, qui in Seconda Re 24, ok? Quindi c'erano, chi c'erano? C'erano i ferraiuoli, c'erano i falegnami, c'erano gli uomini di valore, quindi l'esercito, ma c'erano anche i principi e i uomini intendenti. E quindi lui dice, di tutti questi che sono stati presi, dei figli di Israele, praticamente del sangue regale e dei principi, prendine alcuni. E quindi dice che ne menasse dei fanciulli. Nota bene questa parola fanciulli. Quando Daniele fu preso era un fanciullo. Infatti, leggendo l'originale, stavo proprio vedendo, dice Hayeladim. Hayeladim, gloria a Dio, è praticamente un plurale. Ed è il plurale niente meno che di Yeled, il cui significato è bambino, figlio, creatura, appena nato, neonato, bimbo, bebè, fanciullo, ragazzetto, ragazzino, ragazzo, giovane, discendente, prole. Ovviamente Daniele non era un bebè, perché poi gli daranno del vino, quindi era un giovanotto, un adolescente. Questo lo apprendiamo perché comunque passò tutti i 70 anni in, diciamo, tutti i 70 anni nella cattività. In più fu preso inoltre, facendo il conto delle date dei re che sono passati sia per Babilonia che per poi Babilonia sarà conquistata, di questo ne abbiamo già parlato, quindi arrivano i Medo-Persi, facendo il conto ci rendiamo perfettamente conto, scusate la ripetizione, che Daniele visse tranquillamente i suoi 90 anni. Gloria a Dio. E quindi quando fu preso era un fanciullo che ne menasse dei fanciulli. A chi lo disse? Al capo degli eunuchi. Abbiamo già parlato nella volta precedente che molto probabilmente Daniele fu fatto eunuco e fu castrato. Quindi di questo ne abbiamo già parlato, potete vedere il video scorso. Quindi cominciamo a vedere che c'è un fanciullo, un adolescente, quindi sarà stato un giovanotto di 14 anni, 15 anni, che viene preso dal suo popolo per colpa dei peccati del popolo, perché abbiamo letto che era completamente violento, peccatore, eccetera, eccetera, quindi sta pagando un qualcosa che lui non ha fatto direttamente, quindi viene preso dal suo popolo, viene preso dalla sua terra, viene distrutta la sua terra, viene distrutta la, possiamo dire, la sua famiglia, non sappiamo, non sentiremo mai più parlare della sua famiglia, vedremo che Daniele fu dato in custodia a degli eunuchi, stava in un ambiente regale, dove appunto chi stava lì come servo normalmente veniva castrato, vedremo che Daniele non si sposerà e quindi viene portato in una terra lontana,
una delle peggiori terre che c'è mai stata sulla faccia della terra è Babilonia, insieme all'Egitto, ma adesso rivolgiamo la nostra attenzione su Babilonia, una terra dove ancora oggi la religione più potente al mondo attinge dai culti babilonici. E non voglio fare nomi perché poi dopo potrei ottenere l'effetto contrario. In questo video non mi interessa, chi deve intendere, intenda. E quindi l'esoterismo più profondo viene preso, oltre che dall'Egitto, anche da Babilonia. C'era molto satanismo, c'era esoterismo, c'era lussuria, c'era promiscuità sessuale, c'era violenza. Si sentivano invincibili, i padroni del mondo sono i suoi nemici, viene preso, viene portato qua a questa età e possiamo dire viene castrato per chi lo vuole accettare. Se non lo vuoi accettare, non lo accettare, non stiamo toccando il fondamento biblico, vedi il video precedente, gloria a Dio. E quindi d'infra i figli di Israele, del sangue, quindi dei principi, del sangue regale dei principi, menasse questi fanciulli in cui non fosse alcun difetto. Cominciamo a vedere il carattere che avevano costoro, quindi senza difetto, belli d'aspetto, intelligenti in ogni sapienza, saputi in scienza, dotati di avvedimento, di conoscimento. E poi conclude, dopo aver detto tutto, l'ultimo attributo che dice è prodi della persona. Prodi della persona significa autocontrollo, padrone della persona. Sì, caro mio, questo non è un sermone, però ci sta, dai. Noi possiamo avere tutta la scienza del mondo, possiamo avere tutta la conoscenza, l'intelligenza, la saggezza, essere, se vogliamo usare questa parola per coloro che non sono credenti, essere carismatici, come dicono. Noi questa parola non ci piace, però siamo consci del fatto che in questo video può entrare chiunque, essere, quindi la utilizzeremo, essere carismatici, comunicativi, simpatici, avere tutte le qualità di questo mondo, ma se noi non possediamo il controllo del nostro corpo, della nostra anima, del nostro spirito, tutto quello che noi abbiamo non serve a niente. Non serve a niente che tu hai un pozzo di scienza nell'anima, nella mente, nello spirito, e poi non hai controllo di te stesso, sei irascibile, violento, compulsivo, non ti sai controllare, non sai stare insieme agli altri, la gente non vorrà avere a che fare nulla con te. Abbiamo parecchi esempi, anche nel web, un po' in tutti gli ambienti, no? Noi vediamo questi gruppi gnostici, non tutti, ma diversi di loro, o tra i branamiti, no? Quando fanno i video, no? Addirittura che mi nominano a me, addirittura mi hanno scritto, mi hanno detto vengo a Roma, ti vengo a dare un sacco di botte. Fanno i video, parolacce, insultano, non hanno padrone, non sono padroni di se stessi, non hanno dominio proprio. L'apostolo Paolo ci dirà: procacciate l'autocontrollo o lo spirito di correzione, sono sinonimi, gloria a Dio. E pensare che stanno davanti una webcam, una telecamera, se non riesci a controllarti davanti una webcam, ma nella vita reale, ma che combini? Cioè, ma ti rendi conto? Ti rendi conto? Guardate che questo libro di Daniele è un libro importante, un libro profondo. Mo adesso la vogliamo fare un po' corta, non vogliamo, stavo guardando l'ora, non vogliamo farla troppo lunga, ma il dominio proprio, amico mio, tu puoi sapere tutta la Bibbia a memoria, essere quello che ti pare, ma se non hai dominio proprio, amico mio, tu non hai neanche lo spirito di Dio. Allora, per salvarsi, soprattutto i branamiti, questo è il mio carattere, amico mio,
Il Signore ci ordina di non fare quello che noi vogliamo, ma di fare quello che Lui vuole e di rinunciare a noi stessi. Gloria a Dio. E quindi alla fine, benedetto sia il Signore, dice la scrittura che dovevano avere tutti questi requisiti per stare nel palazzo del re e per che si insegnassero loro le lettere e la lingua dei Caldei. Quindi cominciamo a vedere che questo ragazzo viene, gloria a Dio, dico gloria a Dio perché sta soffrendo da morire questo ragazzo, ma questo ragazzo di 14-15 anni viene portato fuori dalla sua terra. Non sappiamo se i suoi genitori persero la vita, non sentiremo più parlare dei suoi genitori qui nel libro. E quando la Bibbia omette, attenzione, perché si nascondono degli insegnamenti, viene portato in una terra del genere, probabilissimamente è stato fatto eunuco, quindi è stato castrato, gli è stato fatto del male, viene spodestato di tutto, gli cercano di togliergli la sua cultura, la sua lingua, gli vogliono insegnare un'altra lingua. Il re assegnò loro una certa provvisione di giorno, nelle vivande regali, vino, bere, ordinò ancora che si allevassero lo spazio di 3 anni, in capo dei quali stessero davanti al re. Or fra essi furono dei figlioli di Giuda, Daniele, Anania, Misael e Azaria. Ma il capo degli eunuchi, vedete, stava sempre in mezzo agli eunuchi, quindi era in mezzo agli eunuchi, pose loro altri nomi, e a Daniele pose nome Belsassar, a Anania pose nome Sadrach, a Misael Mesach e a Azaria Abednego. Quindi noi vediamo che oltre che gli succede tutto questo, vengono, ripetiamo, portati qua, probabilmente castrati, cambiati in una cultura nuova, satanismo, promiscuità, dei ragazzini dei 14-15 anni, alla fine gli cambiano pure i nomi, completamente gli vogliono stravolgere la propria identità e gli mettono dei nomi di stranieri che noi sappiamo essere principati satanici, ma di questo ne parleremo in altra sede. È come se io a te, facciamo caso che tu ti chiami, che ne so, Orazio, e ti chiamo Satana, te voglio chiamare Satana. Oppure tu ti chiami Giovanni e ti voglio chiamare Moloch. Oppure tu ti chiami Antonio e te voglio chiamare Belzebù. Cioè, hanno fatto una cosa del genere. Questi nomi sono nomi di principati satanici, lo sappiamo noi, ma questi qua, Abednego, Belsassar, erano divinità babilonesi, che sappiamo sono, appunto, lo ripetiamo per l'ennesima volta, principati satanici, gloria a Dio. E quindi noi vediamo che veramente è una tragedia quello che gli è successo a questo giovanotto, 14-15 anni. Ma si può resistere, cioè, a non cambiare davanti a una situazione del genere? Domanda. Viviamo in un mondo dove praticamente il gioco è sempre lo stesso, se lo vogliamo chiamare così. Concedeteci il termine. Satana ancora oggi, altro che le frecce infuocate, i dardi infuocati, Satana oggi ti butta proprio le bombe atomiche. Come esci fuori? C'è di tutto. Violenza, promiscuità sessuale, omosessualità, pornografia, droga, denaro più che mai, essere avari, tentazioni a destra, tentazioni a sinistra. E quante volte ci siamo sentiti dire, sicuramente ti sarà capitato, ma come si fa a vivere in questo mondo? D'altronde non è colpa mia, dicono alcuni, se sono così tentato. Non sto vivendo magari in un'epoca più tranquilla. Ma amico mio, a parte che le epoche tranquille con Satana come principe del presente secolo non ci sono mai state.
Ma uno dei concetti più profondi e più principali e più forti del libro di Daniele, al di là delle profezie che poi vedremo nei prossimi capitoli, al di là di questo che è veramente uno dei fondamenti più forti, ma non c'è un solo fondamento nel libro di Daniele, e uno dei fondamenti più forti di questo meraviglioso libro di Daniele è proprio questo, che Daniele a 14 anni, a 15 anni, preso, portato fuori, castrato, messo in una coltura nella lussuria, nel palazzo del re, poteva avere tutto quello che voleva, la fama, il successo, l'onore, la gloria. Che cosa ha fatto? Gli hanno cambiato il nome? Che cosa ha fatto? A 14 anni Daniele si mise in cuore di non contaminarsi con le vivande del re. Wow! E molte volte sentiamo dirci intorno di noi è che io sono tentato in questa società. Ma non è forse scritto che lo spirito che è in noi è più forte di ciò che si trova fuori di noi? Non è forse scritto se Cristo è con noi, chi sarà contro di noi? Non è forse scritto ogni cosa posso in colui che mi fortifico? Alle volte leggiamo i libri della parola di Dio e ci sfuggono tante cose, ma questo è normale, non è che uno legge un libro della Bibbia e subito comprende il vero significato. No, perché passeranno i secoli, qualora avessimo la capacità di vivere secoli, e comunque, essendo la parola di Dio infinita, sempre avremo qualcosa di nuovo da imparare. Maturare il contesto biblico, che noi insistiamo molto, non è una questione di 10, 20 o 20 anni. No, per maturare il contesto biblico non basta una vita. Non basta una vita. E anche dopo decenni di fede ti faranno delle domande che tu capisci che quel contesto biblico non l'hai maturato e quindi devi andare a investigare. Attenzione! Daniele si mise in cuore di non contaminarsi con le vivande del re né col vino del suo bere, richiese al capo degli eunuchi che gli fosse permesso di non contaminarsi. Molti dicono, ascoltami bene quello che ti sto per dire, perché questo è molto importante. Molti dicono, Signore, ti prego, toglimi la carne, alleluia. E il Signore dice, io non farò mai quello che spetta a te fare. Sì, hai mai letto Galati, capitolo 5? Lo leggo. Ve lo leggo dalla mia Bibbia. Allora, Galati 5. Potete voi prendere la vostra Bibbia, che vado a correre. Galati 5. Io dico sempre che faccio veloce, però poi i video durano due ore. Signore, guida la tua parola. È la tua parola, Signore, non è la nostra. Dice Galati 5,16. Pensare che questo passo lo portava sempre il mio pastore, Ezio Evangelisti, che è stato anche mio nonno, adesso è alla presenza del Signore. Lui sempre lo portava questo passo. Ora io dico, camminate secondo lo spirito e non adempite la concupiscenza della carne. Camminate secondo lo spirito. Signore, toglimi la carne. Sei tu che ti devi consacrare. Sei tu che ti devi sforzare. Ci sono persone, ci sono chiese. Queste cose le ho viste con i miei occhi. Signore, stanno dopo 20 anni di fede, 30 anni di fede, 40 anni di fede. Li vedi lì che piangono. Signore. Stanno sottoterra spiritualmente. Signore, manda un risveglio. Non riescono a alzare una preghiera. 20 anni di fede, non sanno come si fa una testimonianza. Gloria a Dio. Manda un risveglio. Ma un risveglio di che? Ma perché te sei addormentato?
ma sei nato di nuovo. E allora se sei nato di nuovo sei sveglio. Ti ha battezzato di Spirito Santo il Signore. E che te devi svegliare? Ma che? Nato di nuovo? Battezzato di Spirito Santo? Che sei come le 10 vergini di Matteo 25? Ah, stai così? E no, ma Dio non ci dà uno spirito di sonno. Lasciate fare a questi che buttano per terra il sonno dello spirito, apostoli e tutta questa gente, chiamiamola così. Il credente è sveglio, è vigile. Vegliate, no che te metti per terra a dormire. Veglia, vegliate, svegliati. Dio non ci ha dato uno spirito di timore, ma di forza, di essere svegli. Signore, manda un risveglio. Risveglio di che? Non c'è lo Spirito Santo. Apri la bocca, dai gloria a Dio. Benedici il Signore. Se poi dici un risveglio intorno di te, un risveglio intorno di te. Nel tuo recinto stretto, allora va bene, ma nel mondo, nella Chiesa, non deve venire un risveglio, deve venire l'apostasia. Chi si risveglierà è Israele, ma nella grande tribolazione. Ma la Chiesa, l'abbiamo detto in tutti i video, negli ultimi giorni gli uomini saranno avari, avranno concupiscenza, amanti del denaro. E lì parla della Chiesa perché poi dice aventi l'apparenza della pietà ma avendone rinnegato la potenza, dice a Timoteo Paolo. E chi ha l'apparenza della pietà è la Chiesa. Il mondo non apparenta pietà, neanche la vuole apparentare. Il mondo bestemmia Dio apertamente, più pecca, più si gloria e si gonfia. Quando il mondo fa delle cose tipo ho avuto 10 avventure e lo mettono su tutti i giornali, ho fatto questo, ho rubato questo e lo mettono su tutti i giornali, c'è stato un politico in Sud America che in una campagna in mezzo alla strada col microfono in mano ha detto chi vuoi che non rubi? Lui stesso ha detto poi anche io ho rubato ma poco. Wow, il mondo non apparenta la pietà, è la Chiesa. Tu stai aspettando un risveglio per la Chiesa? La Bibbia non dice questo. La Bibbia dice che la Chiesa cadrà in apostasia e tu devi essere sveglio. Perché tu sei nato di nuovo e tu devi essere sveglio. Gloria a Dio. Se c'era uno che si doveva mettere a piagnucolare, era proprio Daniele, castrato. Wow! E anche se non lo fosse stato, che non ci vuoi credere, sei libero di credere o non credere, ma con tutto quello che gli è successo, doveva stare il Signore, ti prego! E invece era lì, duro, che lottava. Questo è lo Spirito di Dio. Dobbiamo imparare a non piagnucolarci addosso. E ve lo dice uno che ha dovuto imparare come tutti quanti a non piagnuculare, perché io sono un essere umano come tutti, ho le prove come tutti, ho i travagli come tutti, ho le persecuzioni come tutti e ho certe, come diciamo a Roma, certe rogne come tutti, e manco due immagini, così come io non mi posso immaginare le rogne tue. E molti di voi che ci seguite, che ci avete detto i vostri problemi, alcuni sono insormontabili. Eppure siamo qua, gloria a Dio, andiamo avanti. Il Signore ce l'ha detto, croce, chiodi, persecuzioni, prove, malattie, travagli, alle volte anche il martirio. Signore, aiutaci a non rinnegarti, perché senza di te non possiamo fare niente. Questo ci insegna Daniele. Gloria a Dio. E lo Spirito di Dio è uno spirito di forza. Intanto tu svegliati, forza, vigore, proclama la verità della parola di Dio con forza. Alleluia, forza non significa apparentare. La forza ce la devi avere dentro. Perché se non ce l'hai dentro e fai finta di essere forte, se vede. Se vede.
Rinnega te stesso nel senso il male che è in te, ovviamente. Ah, io c'ho la Bibbia qua. Di non contaminarsi. E quindi, Signore, aiutami, toglimi la carne. Dio non ti toglie la carne. Se Dio ti ha fatto nascere di nuovo, Dio ti ha battezzato di Spirito Santo, e se non ti ha battezzato, che stai aspettando? Vero che lo dai Dio, ma Dio dà a chi ha sete, a chi bussa, a chi chiede, a chi cerca. Perché quando ti piace una ragazza, prendi 4 treni e 5 aeroplani e te butti giù dal paracadute sull'Everest e te fai tutto l'Everest in discesa senza respirare. Quando si tratta delle cose di Dio, piove, non vado in chiesa. Ciò vale per gli uomini e per le donne. Scusate la franchezza. Quindi il Signore non ti battezza di Spirito Santo. E che stai aspettando? Gloria a Dio. Chiedilo, insisti, non puoi vivere senza. Quindi, Signore, toglimi la carne. Sei nato di nuovo? Sei battezzato di Spirito Santo? Lotta. Inizia. Ovviamente prega, Signore, aiutami. Toglimi questo vizio. Toglimi questa tendenza. Toglimi questo attaccamento. Toglimi questa cosa che si trova in me. Ognuno di noi è tentato in mille cose, manco in una. Ognuno di noi ha certe tentazioni, no? E alle volte si pensa, quando sarò grande non ci avrò più sta tentazione. Bugia del diavolo, quando ci avrai 90 anni sarai tentato uguale di quando ce n'avevi 15 e 20. La stessa cosa. La tentazione sarà dura fino alla tomba. Allora troverai la pace. Il tuo corpo troverà la pace. E il tuo spirito e l'anima tua se ne vanno col Signore. Saremo sempre tentati. Sarà sempre un travaglio, perché la tentazione è dura, è difficile. Ci fa soffrire. La tentazione ci fa... Vorresti fare, allora devi soffrire, non c'è niente da fare. Ma poi il Signore interviene quando vede che noi ci sforziamo. E se sei caduto, la cosa più atroce, perché qualcuno ci ha pure scritto, sappi una cosa, che Gesù ti vuole salvare. Rialzati. Sei caduto 100 volte, non smettere di pregare, non smettere di alzare le mani, non smettere di invocare il Signore. Alla fine il Signore ti aiuterà. Ma credi, se smetti di pregare hai perso. Se smetti di dire, Signore, so 100 volte che sono cascato, ormai non mi perdoni più, insisti, bussa a quella porta, alza le mani e non andare a raccontare i tuoi peccati all'uomo. C'è un film che, e poi è vero, io non guardo televisione, però ci sta. C'è Dio perdona, io no. Attenzione, è vero. L'uomo non ti perdona. Dio sì, insisti. Perché molti peccano e dicono mi va bene così e se ne vanno dritti all'inferno. Ma se hai un qualcosa che non riesci, e che di giorno in giorno cadi, ricadi, 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 urla al Signore. Insisti a tempo e fuori di tempo. E questo vale per tutti, per le prove, per le persecuzioni, per le malattie, per tutto. Non c'è un uomo sulla faccia della terra che non è tentato. E Satana e la carne, perché noi siamo tentati da noi stessi, vieni tentato laddove sei vulnerabile. E quindi dopo che lui si mise in cuor questo, lui, con tutto quello che gli era successo, si mise in cuor questo, allora Dio interviene, libera, apre le porte, alle volte ti fa aspettare anni, a me mi ha fatto aspettare 10 anni. Per risolvermi un grosso problema, 10 anni. Io per 10 anni ho pregato il Signore, ho detto, Signore, io so che tu mi risponderai. Alla fine mi ha risposto. Ma attenzione a non guardare Alessio Evangelisti, perché sì,
Dio mi ha risposto e ti risponde anche a te, ma quante volte io gli ho chiesto una cosa al Signore e Dio non me l'ha data e mi ha detto no, finché non mi sono imparato a pregare, perché noi siamo chiamati a pregare secondo la volontà di Dio e a chiedere le cose di Dio. Quando chiediamo una cosa, anche se non è peccato chiederla, ma non è la volontà di Dio, noi dobbiamo capire che quella cosa non la dobbiamo chiedere. Non c'è niente di male, è normale, tutti ce l'hanno, tutti lo fanno, tutti meno che te. Perché così ha deciso il Signore. E imparare a dire al Signore, Signore, conduci tu la mia vita. E non mi far scegliere a me, scegli tu per me. Gloria a Dio. E Dio fece trovare a Daniele grazia e pietà presso il capo degli eunuchi, ma il capo degli eunuchi disse a Daniele: io temo il re, te credo, era un anticristo, quello ammazzava tutti, il mio signore, il quale ha ordinato il vostro cibo e le vostre bevande in perocché, perché se egli vedesse le vostre facce più tristi di quelli degli altri fanciulli pari vostri, vorreste voi rendermi colpevole di fallo capitale verso il re, cioè pena capitale, l'avrebbe ammazzato. E quindi chi è che rischia la vita per un ragazzino di 14 anni circa in quell'epoca là? Nessuno. Ma Daniele disse a Melsar, il quale il capo degli eunuchi aveva costituito sopra Daniele, Anania, Misael e Azaria, de fa prova dei tuoi servitori lo spazio di 10 giorni e sienci dati dei legumi da mangiare e acqua da bere, e poi siano riguardate in presenza tua le nostre facce, quelle dei fanciulli che mangiano delle vivande regali, e allora fa con i tuoi servi come tu avviserai. Ed egli acconsentì loro e fece prova di essi per 10 giorni, e in capo dei 10 giorni le loro facce apparvero più belle, più piene di carne, che quelle di tutti gli altri fanciulli. Guardate quante volte appare la parola fanciulli, che mangiavano le vivande regali. E quindi, cari amici e fratelli in ascolto, abbiamo un miracolo, che Dio ha fatto sì che il profeta Daniele, perché noi lo riconosciamo come profeta, di questo ne abbiamo già parlato nel video precedente, che il profeta Daniele trovasse grazia presso il capo degli eunuchi. Lui stava in mezzo degli eunuchi, come già detto, e questo è stato un grande miracolo. Quando noi ci mettiamo in cuore di servire il Signore, cominciamo a pregare, cominciamo a combattere contro la nostra carne che tanto filo da torcere ci dà, cominciamo a rinunciare a noi stessi, al nostro odio, alla nostra rabbia, al nostro senso di vendetta, alla nostra permalosità, tutti lo siamo, ma il cristiano deve imparare a combattere questi sentimenti, e una vita non basta, ma dobbiamo farlo. Avremo sempre qualcosa a cui morire. Ogni giorno io muoio qualcosa, dirà l'apostolo Paolo. E quindi il Signore opera, e a un certo punto dice: le loro facce apparvero più belle e più piene di carne di quelle di tutti gli altri fanciulli. Il cristiano si vede. Il cristiano manda il profumo di Cristo. Il cristiano si vede da come veste. Il cristiano non veste come tutti quanti. E parlo di vestito di santità, non dei vestiti come nei video precedenti, ma adesso quelli sui di quelli che vestono con giacche da 5.000 euro e roba. No, non è quello. No, io poi lo so. Quello che hai, mettiti. Parlo di veste di santità. Dice: il Signore guarda il cuore. Esatto, il Signore guarda il cuore.
ma dal cuore, dalla bocca esce quello che c'è nel cuore, l'uomo si comporta secondo quello che ha nel cuore, veste secondo quello che ha nel cuore. E quindi quello che il cristiano non è come gli altri, non parla come gli altri, non veste come gli altri, uomini e donne. Come devo vestire? Una persona che mi fa questa domanda, io neanche gli rispondo, mi rifiuto. Mi rifiuto. Se tu hai lo Spirito di Dio, tu sai esattamente come devi vestirti. Intanto vestiti. Intanto vestiti. Perché molte volte vediamo persone che vanno in giro non vestite. Il cristiano non ha lo stesso modo di fare. Il cristiano non ha la stessa faccia degli altri. Quando io ero nel mondo, ero un macello. Ero un macello. E pensavo che mi avessero ucciso dopo che ho accettato la fede. E senza entrare nello specifico. Invece poi Dio ha fatto un miracolo e non è successo niente, grazie a Dio. E ho avuto grandi, grandi esperienze. Dio mi ha liberato da grandi cose, gloria a Dio. E una delle l'esperienza immediata alla mia nuova nascita è stata questa. Io quella sera entro a casa mia, sento la radio, sento un messaggio dell'Evangelo e mentre il predicatore predicava, scende lo Spirito Santo su di me e in quel momento io, il Signore, proprio cado in ginocchio, comincio a piangere. Io non piangevo da anni perché dicevo, gli uomini non piangono, le solite stupidaggini. Quando uno è senza Cristo non ha tanta testa. E dicevo, io non piango, gli uomini non piangono, faccio piangere altri. E poi dicevo, in questo mondo non puoi essere debole perché verrai ucciso. E quindi non piangevo. Fa male non piangere. E quella sera quando è venuto lo Spirito Santo su di me, ho versato non so quante lacrime, tante. Ho pianto per tre quarti d'ora. Ho sentito una pace incredibile, che non c'è niente al mondo, nessuna droga al mondo, non c'è niente al mondo che ti possa far sentire una pace del genere. Passa la notte, vado a dormire in pace. Io non dormivo. Io non dormivo, perché quando io entravo dentro casa mia c'era una presenza di demoni, una cosa pazzesca, 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 indescrivibile. Io dormivo sotto 100 coperte, non riuscivo a respirare, non riuscivo a entrare dentro casa la notte, il buio. Entravo, mettevo la mano così per cercare la luce, era una presenza, cose che non solo chi ha passato queste cose, la presenza dei demoni, fortissima, wow. Vabbè, quella sera ho dormito e poi oggi io dormo tutto tranquillamente, l'estate tutto scoperto. Quando mai io da ragazzo dormivo tutto scoperto con quella presenza di demoni? Incredibile quanto mi hanno torturato. E il giorno dopo mi sveglio, vado in bagno, vedo la mia faccia completamente cambiata e avevo due occhi di questa portata e mi sono durati due o tre giorni questi occhi. Erano occhi non normali. Dio mi ha cambiato il volto. Dio ha tolto quegli occhi di odio, di rabbia, di violenza che c'era nella mia vita. Molta violenza c'era. Molti mi vedono così, ma nel passato io non ero così.
Mi fermo perché non posso raccontare la mia testimonianza, perché poi mi commuovo. E le nostre facce, poi su questi occhi sono andati via, però Dio mi ha fatto fare un'esperienza. Gloria a Dio. E la nostra faccia, anche se poi ci invecchiamo, ci facciamo più, diciamo, meno bruttarelli, come si dice, la vecchiaia non è una bella cosa. E però quando siamo figli di Dio, anche quando siamo seri, quando guardiamo seri, non è mai lo sguardo di uno che non ha Cristo, non è mai lo sguardo di uno completamente immerso nel peccato, perché anche chi non ha Cristo, ok, ci sono persone che non hanno Cristo, ma che ascoltano la propria coscienza, vivono una vita, diciamo, consona a quello che è la legge della coscienza. E infatti tu guardi le persone in faccia che non hanno Cristo, che non sono cristiane, tu guardi una persona che ascolta la sua coscienza e quindi che si tiene lontana dai vizi, dall'alcol, dalle sigarette, che ha una vita, diciamo, congrua alla coscienza che Dio ha messo dentro di noi, ha una faccia. Ma se tu prendi un'altra persona che non ascolta la propria coscienza, che è un promiscuo, sessuale, violento, galeotto, droga o altre cose, si vede la faccia e lo specchio, si dice, dell'anima. E così è il cristiano. Il cristiano ha gli occhi. E spesso capita che gli occhi di qualcuno cristiano comunicano con gli occhi, queste cose sono successe, di un altro, che si guardano e lo spirito parla e dice: quello è tuo fratello. E queste cose le troviamo nella parola di Dio. Le loro facce apparvero più belle. Lascia stare a parte la cosa materiale, ma guarda la cosa spirituale. Guarda la faccia di Stefano prima di essere lapidato. Faccia d'angelo, quando noi raccontiamo determinate esperienze che abbiamo fatto. Gloria allo Spirito Santo. Quando tu hai la pace di Cristo nel tuo cuore. Alleluia. Gloria a Dio. Poi ovviamente gli anni passano, arrivano anche le malattie, hai un viso sofferente e tutto quanto. Ma come dico sempre io, le sofferenze di questo, le sofferenze che proviamo noi cristiani, come cristiani nel mondo, non sono punto di paragone con le sofferenze che provano coloro che non hanno Cristo. Se tu prendi un malato terminale cristiano e un malato terminale non cristiano, c'è differenza, anche se il suo viso è provato, c'è differenza. Se tu prendi un cristiano che si trova in un carcere, ma è cristiano e sta pagando un qualcosa che ha fatto, sta pagando, ma ha accettato Cristo, lui non è uguale a un altro che si trova in quel carcere. Malgrado tutti e due hanno le stesse difficoltà e le stesse prove, tu pensa se tu in questa prova che ti trovi eri senza Cristo. Hai una speranza, hai la fede, sai che Dio è con te, sai che Dio ti può anche risolvere questo problema, e qualora decidesse di non farlo perché Lui è infinito, sai quello che ti aspetta. E ancora di più oggi sappiamo che il Signore sta per aprire la sua Chiesa. Guardate, questo è il fondamento. Poi finito con questo capitolo basta, poi dai, i prossimi capitoli entreremo nelle profezie, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è stato un video molto spirituale, perché noi siamo spirituali. La grande domanda dell'uomo è sempre stata questa: dove è Dio? Perché c'è un Dio, perché niente si è creato da solo. E gli atei
fanno finta di essere atei, ma non lo sono. Le loro facce apparvero più belle, piene di carne, che quelle di tutti gli altri bambini, fanciulli, adolescenti che mangiavano vivande regali. Onde Melsar da quel dì innanzi prendeva le loro vivande e il vino del loro bere dava loro dei legumi. E Dio donò a tutti e quattro quei fanciulli conoscimento, intendimento in ogni letteratura e sapienza, e rendette Daniele intendente in visione e sogni. Quando tu dai a Cristo la tua vita, quando tu combatti la carne, quando tu cadi, e tutti cadiamo, e ti rialzi, e poi ricadi, e ti rialzi, e poi ricadi, perché tutti siamo caduti. La voglia che se fai santoni sui pulpiti, tutti siamo caduti, ma ti devi alzare, devi combattere, devi cambiare, devi diventare una nuova creatura, devi vivere una vita di santità, la devi cercare, devi combattere contro questo corpo. E devi essere santo, perché è scritto che procacciate la pace e la santificazione senza la quale nessuno vedrà Dio. Ebrei capitolo 12 dovrebbe essere. Gloria a Dio. E quindi è una lotta estrema. Allora è scritto: cercate la sapienza, cercate l'intendimento, la vera sapienza, il vero intendimento, il timor del Signore, dirà lo scrittore ai Proverbi. E allora tu sarai un uomo intendente. Leggerai la parola e la capirai, ti predicheranno la parola e la capirai tu stesso. Quando predicherai agli altri, predicando, ti succederà che mentre stai predicando a qualcuno, tu in quel momento capisci delle cose che fino allora non avevi capito e gliele cominci a predicare. Ma in verità, oltre che a predicare a quell'altro, stai predicando a te stesso. Queste sono esperienze che noi predicatori abbiamo fatto e facciamo ogni giorno. Quante volte io, predicando davanti in un pulpito, davanti una webcam, ovunque, il Signore mi ha rivelato in quel momento cose che fino allora io non avevo mai immaginato. E vi stavo predicando a voi quando in verità stavo predicando a me stesso e stavo insegnando a me stesso. Alleluia. Gloria a Dio. Dio è venuto a far di noi nuove creature. È scritto in Giovanni, se voi, com'era che diceva Giovanni? Vangelo di Giovanni, capitolo 7, se voi fate queste cose allora conoscerete. Capitolo 7, Giovanni 7, 17. Se alcuno vuol fare la volontà di esso, altro che: Signore, toglimi la carne, non gli risveglio. Dopo 30 anni di fede. Se alcuno vuol fare la sua volontà, di esso conoscerà se questa dottrina è da Dio, oppure se io parlo di me stesso. Noi camminiamo per fede, ma la fede porta delle esperienze. Il battesimo dello Spirito Santo è un'esperienza. Sentire la voce di Dio dentro è un'esperienza. Tutti noi abbiamo fatto molte esperienze. E poi anche 14 Giovanni 14:21, e vado a chiudere. Ancora so, devo chiudere. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, siamo noi. Dopo essere nati di nuovo, siamo svegli, noi stiamo a dormire, no, che manda risveglio, siamo svegli, battezzati di Spirito Santo siamo svegli, e quindi siamo noi che dobbiamo camminare nelle sue vie. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, esso è quel che mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io ancora l'amerò e mi manifesterò. Conosci la manifestazione di Dio? La fede è fede, ma la fede porta a delle esperienze. Ti ricordi l'Apostolo Paolo rapito al terzo cielo? Giovanni rapito al terzo cielo?
Stefano Martire ha visto Gesù alla destra del Padre prima di morire? Quante esperienze hanno fatto i discepoli nei Fatti degli Apostoli e non solo? E Fatti degli Apostoli non ha fine, non ha fine, il libro non finisce, perché Fatti degli Apostoli, Fatti, Atti degli Apostoli, Atti, la storia della Chiesa, ancora oggi continua. Fintanto non sarà tolta con il rapimento della Chiesa. E in capo al tempo il re aveva detto a quei fanciulli che gli fossero menati. Il capo degli eunuchi li menò nel cospetto di Nabucodonosor, che era un anticristo, era uno posseduto da Satana in persona, per dire. E questi stavano davanti un posseduto. E il re parlò con loro, ma fra essi tutti non si trovò alcuno simile a Daniele, Anania, Misaele, Azaria. Essi stettero nella presenza del re, in ogni affare, sapienza e intendimento del quale il re domandasse, li trovò sopravanzar per 10 volte di tutti i magi. Interessante questo 10, non ci voglio entrare. Daniele era 10 volte più saggio di tutti quanti i figli di Satana. Interessante, la parola di Dio ci dirà che l'anticristo sarà 10 volte più sapiente di Daniele. Ma questa è un'altra storia. È scritto, non mi sto inventando niente, ma non ci voglio entrare. Astrologi che erano nel tutto il regno, Daniele fu così fino all'anno primo del re Ciro. Re Ciro. Chi era Ciro? Ecco qui che troviamo che Daniele visse 90 anni, perché Ciro fu re di Persia, Medo-Persia. Ricordate nel video precedente, capitolo 5, c'è la scissione, finisce Babilonia viene conquistata, tutto questo è stato profetizzato, entra Medo-Persia. E Ciro viene profetizzato nel 700-750 da Isaia. Nel capitolo che è 45, vado a cercare, Isaia 45, allora Isaia 45, ecco qua, Isaia 45, 44, 45, Ciro, sì, gloria a Dio, ok, gloria a Dio. Io volevo darvi questa introduzione a Daniele, perché nel capitolo precedente abbiamo parlato di molte cose, siamo partiti dalla Genesi 1, ma questa volta abbiamo voluto vedere il concetto del libro di Daniele, che è appunto quello di un giovanotto messo in un mondo completamente nuovo, possiamo dire torturato perché l'hanno castrato, eppure si è mantenuto puro. E così come Daniele si è mantenuto puro da quel mondo che ancora oggi il termine Babilonia lo ritroviamo nel Nuovo Testamento, cioè abbiamo Babilonia la Grande, la madre di tutte le meretrici, e noi ci dobbiamo mantenere puri, perché non ci sono scuse, lo Spirito Santo ha vinto tutto e tutti. Combattiamo, procacciamo, questo è il concetto. Questo è l'intro al libro di Daniele. Se noi non comprendiamo queste cose, è inutile avere tutta la scienza del mondo, conoscere tutta la parola di Dio, è un comandamento, conoscere la parola di Dio è un comandamento, quindi non diciamo sciocchezze, perché non si può annullare, ma un comandamento non annulla un altro comandamento, e quindi come è un comandamento conoscere la parola di Dio, è altresì un comandamento vivere la parola di Dio. Che dite? E questo intro, dove stai? Fammi te chiude. Allora, aspetta, vediamo. Penso di averlo chiuso. Eccetera, eccetera, eccetera. Bene, cari amici, questo è stato il video.
spero sia stato utile per l'ascoltatore. Gloria a Dio. E poi, insomma, successivamente, gloria a Dio, entreremo poi in quelli che sono solo e unicamente che le profezie, salvo aprire qualche finestrella, qualche parentesi. Ma sostanzialmente i prossimi video apriremo, vedremo insomma quello che è il discorso profetico, perché per capire i giorni di oggi dobbiamo capire le profezie di Daniele. Bene, grazie per essere stati con noi. Con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti e se il Signore vorrà ci si vede al prossimo videoprogramma. Shalom.